Magistrati, giornalisti, cittadini, docenti, studenti, forze dell'ordine, tutti dalla stessa parte, nel nome di Giancarlo Siani, che domani avrebbe compiuto 61 anni. È stato un successo nell'Aula Magna della Federico II la presentazione in anteprima del libro del magistrato Armando D'Alterio, La stampa addosso, Giancarlo Siani, la vera storia dell'inchiesta. Giancarlo era un idealista nella mia scala di valori, ha detto il ministro Manfredi. Mantenere gli ideali, mantenere i valori, mantenere i principi della legalità è il modo migliore per poter combattere le mafie. Giancarlo è stato un giornalista che ha portato avanti una scuola senza saperlo, che ha insegnato a tutti come si fa il giornalismo, quello vero. Lo ha detto Federico Cafiero De Rao, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Proprio su Giancarlo Siani c'è stato un impegno straordinario, una ricostruzione momento per momento, elemento su elemento, fino a che non è stato chiaro il panorama in cui è maturato anche l'omicidio. Perdere un fratello è terribile, perderlo così è anche peggio. Così Paolo Siani, parlamentare del PD, parla del fratello Giancarlo. Chiunque c'era in quegli anni o gli altri che non c'erano, leggendo questo libro capiscono che cosa accadeva in questa terra tanti anni fa e come un ragazzo giovane, 26 anni, ha provato a raccontarla nella sua più chiara espressione.